Elena Lovera, ma il futuro ha veramente bisogno di protagonisti? Non ne abbiamo a sufficienza in questo momento? Assolutamente, non soltanto il futuro, il presente ha bisogno di protagonisti. Io penso all'etimologia della parola protagonista, primo combattente. Primo combattente che non vuol dire un antagonista, io penso a quelle piccole rivoluzioni che si possono fare nella vita di ognuno, intanto rispettando il prossimo, cercando di avere un atteggiamento assolutamente il più civile e socievole possibile. E poi impegnandosi ognuno con i propri talenti che ha a disposizione per il bene pubblico. Quando penso al bene pubblico non penso necessariamente alla politica, penso alla società, alle associazioni, al volontariato, insomma allo sport, a tutte quelle attività che noi svolgiamo in comunità che noi possiamo svolgere bene, e credo che oggi sia importantissimo parlarne proprio perché purtroppo, ahimè, viviamo in una società in cui è stato sdoganato l'aggressività, la focosità verbale e anche un pochino troppo aggressiva. Quindi io ho ritenuto di dare anche il mio impegno personale a far sì di ripianare, cercare di cambiare questo stile. Non lo so se debbano essere grandi protagonisti, l'importante è che chi ha la sua parte nel teatro odierno sappia fare bene la sua parte, perché generalmente i protagonisti sono uno o due di cui si parla, poi però c'è tutta il gruppo dietro di sostegno, di pensiero, di ricerca, di ricerca ancora di una via da seguire perché il futuro possa essere cosa buona e giusta per i beni comuni. Guardando i giovani, guardando i millennials, che differenze ci sono dal passato? Perché siamo abituati a dire sempre i giovani oggi, ecco, ma questi giovani sono pronti ad avere poi un ruolo da leadership? Io credo che abbiano bisogno dello spin-off, come si suol dire, no? Dello start-up, queste parole un po' chiave. Poi si muovono. Come avete impostato la formazione oggi? Oggi che è una società che muta molto rapidamente, una società che si muove continuamente. Non possiamo più farla come tradizionalmente abbiamo fatto, percorsi formativi rigorosi ma poco flessibili, che fanno sì che uno quando inizia un percorso esce dopo 5, 6, 7 anni. E in quel periodo di tempo è cambiato molto il mondo fuori, sono nate nuove professioni. Ecco perché dobbiamo assolutamente aprirci alla società e accettare nel nostro corpo docente professionisti, manager dal mondo delle imprese o dagli enti territoriali per formare meglio i nostri architetti, ingegneri, designers, pianificatori territoriali. È ineludibile questo per riuscire a coniugare il rigore che ci caratterizza, il culto delle competenze che oggi nella società sono messe in discussione, con la flessibilità che solo chi è nel mondo del lavoro può impartire, portando i nuovi problemi che nascono nella società a cui dare tecnologicamente una risposta.